Ciao, sono Valentina e questo è il mio pinchissimo canale. Oggi video molto molto frivolo, però tanto tanto richiesto e quindi ho deciso di mostrarvi tutte le mie cover, le cover dell'iPhone 6S Plus o Plus. Decidete voi come deve essere pronunciato. Sì, ho ancora un telefono vecchio perché ormai hanno tutte il 7, se non l'8 o l'X. Ma io sto bene così, di differenze vere e proprie non ce n'è più di tanto, comunque per ora sto bene come sto e quindi penso che rimarrò a questo modello ancora per un po'. Comunque, a parte i modelli di cellulare, queste sono tutte cover che possono essere applicate un po' su ormai qualsiasi tipo di modello. Iniziamo subito con la cover che sto utilizzando in questo periodo, che è spettacolare, guardate che luce, è praticamente tutta tempestata di brillantini di diverse dimensioni, ci sono color argento, rosa e queste qua che sono cangianti. Guardate che meraviglia. Questa qui è molto morbida, molto flessibile ed è il genere di cover che io adoro perché non ho difficoltà nell'indossarle sul mio telefono. Una cover che utilizzo soprattutto quando faccio le dirette è questa qui, vedete, bella morbidosa, colorazione rose gold ed è composta da queste sfaccettature che sembrano quasi comporre un diamante. Questa la uso per le dirette perché io utilizzo l'anello inserendolo sopra al mio PC. Questo è l'anellino, vedete, si può tipo indossare così come appunto un anello, ma io l'ho presa proprio per la specifica di applicarlo sul computer quando faccio le dirette, così io guardo lo schermino del cellulare e scrivo con la mia tastiera del computer. Altra cover sulle tonalità rose gold è questa qua, molto molto semplice, c'è ancora la carta perché non l'ho ancora utilizzata, è nuovissima, però vi faccio solo vedere, anche questa è molto flessibile ed è la più semplice che ho forse perché è composta soltanto da questo cuoricino con brillantini. Passiamo a questa che ha avuto super successo su Instagram, se non mi seguite ancora trovate sotto il link del mio profilo, andate a seguirmi perché ne vedrete delle belle sia sulle stories che sulle foto, e questa qua vi è piaciuta tantissimo e anch'io quando l'ho vista ho detto no, è mia, assolutamente mia. È praticamente la bottiglia con cannuccia e qua c'è scritto acqua dell'unicorno. Unicorn Water, e guardate che bello, sono tutte queste stelline, brillantini che scendono, scusate ma c'è il riflesso della finestra, comunque eccola qua, se volete vederla meglio andate sul mio Instagram, scorrete in giù e trovate un mini video dove appunto vi mostro suo movimento ed è bellissima. Questa, a differenza delle altre, è rigida ovviamente, però lateralmente è morbida, quindi anche con questa non ho praticamente problemi nell'indossarla al cellulare. Altra cover rose gold, sì, sono abbastanza monotona però è così, mi piacciono queste qua, anche questa sullo stile morbidoso è composta da questa trama che sembra quasi un materassino. Queste parti sono un po' in rilievo con brillantini. Passiamo a questa che è sullo stile marmorizzato. Non mi piace tanto proprio l'effetto marmo naturale, ma questo qua sì. Poi mi piace un sacco l'accostamento del rosa e dell'azzurro, che sono anche i colori che ho scelto di utilizzare per le mie anteprime. Ed è spettacolare. Anch'essa morbida, però se notate leggermente più duretta rispetto alle altre. Questa qui è una delle prime, questa è quando avevo ancora il 6 Plus sempre, è la più semplice in assoluto, con disegnata
trilli che va sulla mela. Chi non ha la cover della Ferragni? Praticamente tutte. E io l'ho scelta nella colorazione fucsia, ovviamente. Bellissima, fantastica, non ha mai perso dei pezzi, è sullo stile rigido ma non troppo, e di qua c'è anche una parte specchiata, non specchiamo troppo perché sennò vedete tutto il mio set che fa pietà. Queste sono due cover che ho personalizzato e ovviamente ho deciso di utilizzare come immagine Aurora. Questa qui è la più vecchia, non mi ricordo il sito su cui l'ho fatta, però vi lascio il link sotto in descrizione. E qua c'è Aurora quando era proprio piccola, 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 sembra passata un'eternità, ormai cresce che è una meraviglia. Mentre quest'altra è di, mi sembra, marzo. Sì, potrebbe essere marzo, aprile di quest'anno, quando ha iniziato a fare i primi passi. E ditemi cos'è, fantastica. Poi mia figlia, come si fa a non dire che è bellissima. Ultima cover che vi mostro è questa qua con il mio logo. Questa è in plastica dura, però non ho difficoltà a inserire il telefono. Non la sto più utilizzando tanto perché ultimamente, come avrete visto, preferisco quelle morbidose perché mi danno un pochino più di sicurezza. Queste, se cade il cellulare, si possono un pochino scheggiare o rovinare perché comunque è plastica. Però mi piace tantissimo, c'è il mio tema, praticamente questo riprende anche il mio bigliettino da visita e poi il classico logo che vedete sempre nei miei video. Ce ne sarebbe ancora una, questa qua è praticamente trasparente e quella l'avevo comprata per fare un DIY con voi, soltanto che, come avrete intuito, non ce l'ho ancora fatta a farne uno o a trovare un'idea un po' originale, carina, un po' diversa da tutto ciò che vediamo sul web. Vedremo se prima o poi ce la faremo. Da queste erano tutte le mie cover, lo so, la monotonia del rosa è in me, ma mi chiamo Vale Pinky, sono un amante del rosa, come faccio a non avere cover rosa? Rose gold, perché ultimamente impazzisco proprio per il rose gold, non più per il rosa e basta. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così spolliciate a raffica, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche ai vari video che usciranno sul canale. Io vi do un bacio enorme, ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!